Con i discorsi che fa Gesù questa domenica, con rispetto parlando, sembra di stare alla sagra dello scontato. Ma basta leggere questo Vangelo. Cioè, racconta delle cose tipo: un cieco non può guidare un altro cieco. Ma va. Se lo fa, cadranno entrambi in un fosso. Ma no. Penso e spero che siamo tutti d'accordo su questo, eh. Ma poi pure più avanti se ne esce con frasi tipo: un albero buono non può fare frutti cattivi e un albero cattivo non può fare frutti buoni. Ma c'era bisogno di dirla sta cosa? Cioè, cose ovvie. Forse troppo ovvie. Così tanto ovvie che forse bisogna proprio ricordarle. Perché a forza di darle per scontato ce le siamo dimenticati. Difatti, non è così banale la storia del cieco che guida un altro cieco, eh? Perché ragioniamo un attimo. Se un cieco vuole guidare un altro cieco, le cose sono due. O si vuole volontariamente suicidare in compagnia, oppure pensa di vederci benissimo. E siccome non vogliamo pensare al suicidio, stiamo parlando del secondo caso. Una situazione molto frequente, dove le persone si ergono a maestri di vita, con il ditino alzato, per correggere gli altri che sbagliano. Qui si riga dritto e basta! Ma siccome Gesù sa che siamo tutti ciechi, lui stesso usa una similitudine ponendo una domanda. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non badi alla trave che è nel tuo? Cioè, ce l'abbiamo presente la differenza tra una pagliuzza e una trave? Una pagliuzza è piccola e si spazza via in un attimo. La trave no, è grossa e so dolori per estrarla. Anche perché in architettura la trave è un elemento portante per una struttura. Se estrai quella dall'edificio, crolla tutto. Ed è questo il dramma. Che struttura ti sei costruito nel tempo? Perché è proprio quella che non ti fa vedere le cose per quello che sono e ti rende cieco. E di conseguenza ti limiti a vedere negli altri un minimo di errore, che si chiama pagliuzza. Quando tu c'hai una bella trave, forse più di una, che ti regge una sovrastruttura immensa che forse va demolita perché è un grosso errore. E in altre parole, tu puoi aiutare tutti i fratelli che vuoi a spazzare tutte le pagliuzze che vuoi. Ma a che serve se non hai imparato a metterti in discussione anzitutto tu? Ad accettare che vengano smontate le tue certezze, come le travi, e a provare che non esiste solo la tua prospettiva, ma che si possono vedere molte altre cose oltre alla pagliuzza. In altre parole, per vederci veramente bene, libera il campo.